Bentornati su Kingdom Hearts 2 Final Mix. Nello scorso episodio abbiamo raccolto tutte le tessere e abbiamo completato tutti quanti i puzzle. E in questo episodio cominceremo il giardino di raccolta. Allora, queste sono battaglie di livello 99, quindi state molto attenti e affrontatele solo quando vi sentite preparati. Nel mio caso, per primo, affronterò Roxas. Ma prima, devo farvi un attimo vedere le abilità e gli oggetti che possiedo, magari vi possono servire. Testa di zucca come Keyblade perché è il Keyblade più forte con combo terrestre. Poi abbiamo fiocco, tre fiocchi, un gran fiocco che può sempre servire, l'abbiamo ottenuto nello scorso episodio, quattro piene fioritura e tutti elisir, già assegnati all'uso rapido. Detto questo, non importa molto le magie, ma abbiate reflex, vi serve reflex. Detto questo, combatti di nuovo con Roxas, ma attenzione, ora è più forte. Si comincia! Reflect! Ok, allora, questa è la battaglia contro Roxas. È molto più aggressivo dell'altra volta. Molto più aggressivo. Inoltre, potete lupparlo per un po' così, ma non vi conviene, ok? Lo sto facendo solo per portarlo a un certo punto di punti vita. Posso anche parare questo colpo, fortunatamente. E vediamo se riesco a farcela al primo tentativo, perché per adesso questo è il primo tentativo. Ho saltato la sua fase iniziale, dove potrebbe darci anche i suoi Keyblade. L'ho fatto perché... beh, non conviene. Comunque, per la sua DM, la sua Desperation Move, usate Glide e dovreste stare a posto. Poi attenzione, proteggetevi, ancora guardia. E poi l'ultima dovete fare una piccola pausa, io non ce l'ho fatta, ouch. Ok, piano. Ok, no, ok. Allora, quando lo vedete così, state molto molto attenti. Potete reagire, fortunatamente, ma... sì, può essere un po' complesso reagire con il tempismo adatto, quindi state comunque... in guardia, ok? E vai. Ok, usiamo un limite, ok? Tanto per non fregarmi. Ok, posso ancora farlo. Ho usato un elisir per recuperare i punti vita. Magia e anche. E finisher. E adesso dovrebbe fare questo. Perfetto. Non è difficile come boss, ma è molto, molto aggressivo. State molto attenti. Come notate già è a 5 barre vita. E si può anche evitare che faccia la sua Desperation Move, ma non sono ancora così potente da riuscirci senza problemi, ok? Attenzione. Difesa. E vai. Ah, non lo fai? Bene, non importa. Ok, finisher. Ouch. Ok, attenzione che questa mossa può shottarvi se non... state attenti. Ok, devo fare così. Defend. E questo... oh! La fine! Ok, adesso posso finirla perfettamente. E vai. Finisher. Arthur Canum. E abbiamo finito. Esatto, farò un membro a parte, ma non preoccupatevi per i caricamenti, ci penso io. In ogni caso, una volta sconfitto un membro dell'organizzazione, uno dei dati, perché ricordo questi sono dati, questo coso diventerà viola.
per simboleggiare l'avete già sconfitto. Inoltre potete continuare a sconfiggere in questo caso Roxas per continuare ad ottenere magia più. Quindi se volete maxare le vostre statistiche potete farmare le cose qui senza necessità di doverle craftare o sintetizzare dai moguri. Un'altra cosa molto importante: alcune persone utilizzano la strategia Blizzard, Thunder, Reflect e Colpo di Grazia e scaraventano via Roxas. Questa può essere molto, molto utile per creare un loop infinito dove lui proverà a counterarvi ma non ci riuscirà. Io sono riuscito a batterlo perché era di livello... Beh, sono di livello 99, infatti sconsiglio di partecipare a queste lotte se non siete al 99, a meno che non state facendo una sfida particolare. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo nella prossima parte di Kingdom Hearts 2 Final Mix, dove affronteremo Marluxia.